Siamo qui in piazza oggi per incontrare i vincitori di donne di concorso che giustamente da tanti anni aspettano la meritata assunzione, ma che appunto per via del blocco del turnover e quindi dell'impossibilità di assumere nel pubblico stanno aspettando. Ora li iniziamo a conoscere e vediamo la loro situazione. Lei è candida ed è appunto una idonea del concorso INPS. C'è stata una graduatoria di merito di 319 persone tra vincitori e idonei. Da questa graduatoria l'INPS ha assunto i 50 vincitori più fino al 164esimo idoneo e avrebbe assunto ancora, perché l'INPS è sempre in estrema carenza di personale. Purtroppo sono intervenute le varie normative del governo che hanno imposto tagli e la riorganizzazione per l'accorpamento degli enti previdenziali. Il governo nella legge di stabilità ci ha bloccato le assunzioni perché appunto per il taglio imposto alle province ha deciso di farci fuori. Per Roma Capitale sono presentate 300.000 domande. Soltanto 8.000 persone hanno superato questo concorso, questi 22 concorsi di Roma Capitale, quindi noi siamo il meglio che ha la nazione ad offrire. La risorsa della nazione sono i giovani, noi siamo il meglio dei giovani che ha la nazione. Adesso il governo ci chiude la porta in faccia, ci lascia senza futuro a noi e al paese. L'Italia è l'unico paese europeo che negli ultimi 10 anni ha visto diminuire i propri dipendenti, meno 4,7%, questa è una ricerca dell'Eurispes di marzo 2014. Gli altri paesi europei invece hanno assunto a doppia cifra decimale, Spagna e Irlanda più 24% dei dipendenti, Inghilterra e Francia più 10% dei dipendenti, la Germania tanto vantata più 5,3% dei dipendenti pubblici. Ci avevano anche agevolato all'inizio del 2014 con il decreto legge Madia, dove aveva esteso i meccanismi della DALI anche agli enti locali, e poi sul leitmotiv state sereni, il giorno di Natale con l'approvazione della stabilità 2015 ci ha completamente ucciso, creando 84.000 morti viventi, tutti gli idonei che pur restando in vita fino al 2016 non possono essere assunti. Voi state comunque diciamo dalla nostra parte. Sì, noi infatti abbiamo presentato appunto anche adesso il milleproroghe degli emendamenti per fare l'efficacia legislatoria di 2018. Esatto, quindi adesso la mozione l'abbiamo appena stampato, adesso firmiamo, la depositiamo proprio per chiedere chiarezza su che fine devono fare gli idonei, che così erano stati tutelati il loro diritto riconosciuto dalla legge D'Alia. Adesso Delrio ha combinato un casino con le province, adesso ovviamente tutto ricade sugli idonei, questo ci pare una cosa gravissima, e quindi chiediamo con tutti i mezzi a noi a disposizione al governo urgentemente cosa intende fare. C'è il capitale umano che va via. Cioè, prima andavano via i cervelli, adesso va via la vanno via tutti, cioè questo qui chi ci rimane? Cioè vanno via i laureati, io sono una persona normale, cioè, ho preso una laurea, ho fatto un master, ma come tanti altri, come tutti qui. Cioè, ma non vanno via più i cervelli, va via la gente normale. Chi oggi lavora nella pubblica amministrazione lavora male, nel senso che fa il triplo del lavoro. Allora, ha un patrimonio di conoscenze che noi riteniamo che sia giusto che possa essere ovviamente trasferito a noi, ma ad oggi neanche ci si incontra, cioè le persone vanno in pensione, gli uffici rimangono scoperti e non c'è neanche quella possibilità di affiancamento. Invece quello servirebbe proprio, quel passaggio di consegne, proprio come una staffetta. Mancano 14.000 ispettori e 9.000 sovrintendenti. Ci sono dei concorsi in atto, abbiamo chiesto di ampliare semplicemente le graduatorie e di organizzare un CAT, un corso antiterrorismo, che è stato concepito dai nostri migliori formatori, dagli istituti di istruzione. È un corso altamente specialistico di 6 settimane, la manovra tutta costerebbe 20 milioni quest'anno e 40 milioni a regime nei prossimi anni, una manciata di lenticchie per l'erario, mentre per converso 2 anni fa e quest'anno uguale nella legge di stabilità si spendono 8 miliardi con la storia degli 80 euro senza quoziente familiare per mantenere delle sacche di consenso. Ecco, questo penso che sia irresponsabile, perché se dovesse succedere qualcosa in Italia nessuno glielo perdonerebbe, io e i miei colleghi per primi. Mi sono svegliato, Gorio, ciao, Gorio, ciao, Gorio, ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho bloccato. Ciao, Ionio, ciao, Ionio, ciao!